Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In Europa cresce la voglia di confini. Secondo il sondaggio di Pragma del febbraio 2016, realizzato per l'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, la domanda di sorvegliarli cresce vertiginosamente, mentre coloro che insistono a rivendicare frontiere aperte costituiscono una minoranza limitata. Anche lei fa parte di quella maggioranza di cittadini che vorrebbe reintrodurre i controlli sempre e non solo in circostanze particolari? No, assolutamente no. Io sono favorevole a un'Europa aperta come è stata progettata dai nostri padri, sono favorevole all'Unione Europea così com'è, quindi niente confini, niente, anzi frontiere aperte, ovviamente con dei controlli appropriati, ma non con i confini nazionali come erano prima. Sarebbe secondo me un passo indietro, quindi assolutamente io non ritornerei indietro, ecco, questo è poco ma sicuro. Con dei controlli, gli immigrati accogliamoli, e soprattutto insegniamogli le nostre leggi, facciamogli fare dei corsi di italiano, non teniamoli inattivi, così come fanno gli americani. Quando un immigrato arriva in America si adegua alle leggi americane, e gli americani fanno in modo che questi le rispettino, ma soprattutto integrandoli, insegnandogli la lingua, insegnandogli il mestiere, non tenendoli semplicemente, diciamo così, inoperosi, come purtroppo facciamo noi. Ecco, facciamogli fare qualcosa e insegniamogli soprattutto la nostra lingua e le nostre abitudini. Ma la risposta è un po' più complessa. Sarebbe bello poter aiutare tutti. Il discorso è che io amo molto i gatti. Se tengo 5 gatti li posso tenere, se ne tengo 500 stanno male loro, e io con questo non credo che le frontiere siano qualcosa di positivo. Però cosa si fa? Trovi una soluzione. Non si può prendere 2 milioni, 3 milioni, metterli nei campi, tenerli lì, e poi il futuro, il lavoro, la casa. È un problema molto, molto complesso e molto difficile. Sì, io sono d'accordo con la maggioranza, perché è giusto che siano controllati, in quanto purtroppo nel nostro paese vediamo che ci sono degli eccessi di criminalità, abbiamo già i nostri criminali, per cui non credo che sia giusto che ne importiamo ancora dagli altri paesi. Il controllo sarebbe giusto nel momento in cui questi personaggi, queste persone vengono qui, anche perché non sono controllate a livello sanitario, non sono in grado di parlare la nostra lingua, non hanno assolutamente la minima base della nostra cultura, della nostra religione e delle nostre usanze, per cui vengono qui e oltretutto vogliono imporre le loro usanze. Questo non mi sembra giusto nel modo più assoluto. Da questo stesso sondaggio risulta che gli unici a non desiderare questi controlli e ad avere ancora un'elevata fiducia nei valori fondanti dell'Unione Europea sono i giovani. Perché secondo lei? Ma probabilmente è giusto che i giovani abbiano così, siano entusiasti di tante cose. Anch'io avevo una grande opinione dell'Europa, però vedo che l'Europa, a parte la moneta unica, che cosa ci fanno? Cosa fanno? A me sembra che sia un'Europa molto frastagliata, ecco. Speriamo, si spera sempre, ma sa com'è, chi vive sperando dove finisce? Ma forse perché i giovani non hanno ben a conoscenza di quelli che sono i problemi che potrebbero dare l'afflusso incondizionato di queste persone. È giusto che un paese tenga a cuore la salute, il controllo e le verifiche anche a livello sanitario, e per mantenere un livello abbastanza a livello europeo, diciamo, no? Di una cultura che te faccia conto ancora della cultura nazionale. Non dico di essere un razzista o un anti-immigrazione, però il controllo è giusto che ci sia, perché i giovani, come dicevo prima, non hanno forse abbastanza conoscenza dei reali problemi dell'attualità. Loro sono, per quanto riguarda il futuro, uguale per tutti, l'integrazione assoluta. L'integrazione in questi casi non va sempre bene, perché è giusto che l'integrazione sia fatta sulla base di una cernita.
Cioè persone possono venire, però deve avere una base, almeno di cultura, conoscere la nostra lingua, avere qualcosa, che sapere fare un mestiere, conoscere bene almeno la nostra cultura, la nostra religione. Ecco, far venire tutti qui non è il caso, non mi sembra giusto. Ecco. Perché non hanno paura, non hanno paura del nuovo, sono aperti giustamente alla vita, alle novità, a tutto quanto, mentre noi anziani, tra virgolette, io sono un uomo di mezza età, diciamo così, siamo sempre più timorosi di quello che abbiamo, abbiamo paura di perdere, eccetera, eccetera. Invece io credo che questo, giustamente voi, siete più aperti, avete meno paura, insomma, ecco, questo è insito nell'essere giovani, secondo me, ecco, credo che questo sia il motivo fondamentale.